oggi voglio parlarvi di campioni di profumo che mi sono stati regalati da Neos, che ho provato per me e voglio far conoscere anche a voi. Il primo profumo di cui parliamo prima delle vaniglie che mi sono state mandate. Una è Black Vanilla di Mancera, una vaniglia veramente particolare. Allora, è un profumo del 2017. Intanto lo spruzzo sulla cartina per ricordarmelo. L'ho provato un po' di volte perché è un profumo persistente, quindi ha una buona resa, riuscita a conoscerlo bene da un campione. Allora, è un vanigliato talcato fruttato floreale. In testa abbiamo il bergamotto, il ribes nero, il cocco, la pesca bianca. Nel cuore abbiamo la rosa bulgara, la violetta, il gelsomino egiziano, nella base la vaniglia del Madagascar e il muschio bianco. È una vaniglia buonissima, però non è la vaniglia che salta di più al naso. La vaniglia c'è, ma non è la protagonista. In questo profumo il protagonismo è del floreale fruttato. È una vaniglia molto molto particolare. Si ci sente secondo me il ribes, la rosa e la violetta. È veramente una buonissima vaniglia perché tutte queste note poi sono portate e accompagnate dalla vaniglia. È un buonissimo buonissimo profumo che ha oltretutto una buonissima persistenza. Io questo lo metto da parte nel caso decidessi. L'altra vaniglia è sempre di Mancera ed è Vanille Exclusive. Questo è più che un campione, questo qui è proprio una taglia, una signora taglia. Anche questo è un profumo che dura parecchio ed è del 2018. Allora, questo è un dolce vanigliato fruttato floreale, un floreale bianco talcato. In testa abbiamo lo smanto, la pesca bianca, lo zucchero di canna e... aspettate. Zucchero di canna e panna montata. Nel cuore abbiamo la tuberosa indiana, il gelsomino egiziano e la violetta. Nella base la vaniglia del Madagascar, l'ambra, il muschio bianco e le note legnose. Ho scritto talmente piccolo e sono talmente orba che ho difficoltà a leggere. Allora, questa è una vaniglia che purtroppo per me ci sento la tuberosa. Io un fondino di tuberosa qua la sento e voi sapete che non sempre la tuberosa mi piace. Si deve, insomma, dipende che tuberosa è o come viene miscelata con le altre essenze. È una vaniglia appunto dove io ci sento questo zucchero di canna che sembra quasi un caramello per me. E ci sento il gelsomino, ci sento la tuberosa e la vaniglia ce la sento anche qui non come protagonista. E è un buonissimo comunque profumo da sentire, non è comunque nelle mie corde come vaniglia, ecco, perché appunto troppa frutta, troppa tuberosa ci sento, cioè ci sono troppe note all'interno, ecco. Per i miei gusti. Un altro buonissimo profumo è questo, Bouclette Vanille. Frank Bouclette Vanille del 2015, agrumato, vanigliato, caramello, dolce, speziato fresco. In testa abbiamo il lime, il pompelmo e il cardamomo. Nel cuore lo zenzero, il caramello e fiori, punto. Nella base assoluta di vaniglia, cedro e muschio. Allora, questa è una vaniglia buonissima e ve lo dico sinceramente, a me questo qua ricorda la vaniglia West Indie di St. Barth, perché si sente una vaniglia al caramello similissima a quella di St. Barth che io ho. Buono, buono, buona, buona. Buona e persistenza.
leccato il dito, che sa di profumo. L'altro profumo che vi voglio presentare è un buonissimo profumo, è di Frank Bouquet, sempre Bouquet, come si legge non lo so come si pronuncia, ed è Sugar del 2017. È un dolce fruttato, talcato, mielato, floreale bianco. In testa abbiamo il bergamotto, i marshmallow, il ribes nero, miele e cocco, nel cuore la pera, il gelsomino, la pesca, la vaniglia e il caramello, nella base fiori d'arancio, violetta, lampone e muschio bianco. Che vi devo dire, questo mi piace tantissimo perché è un floreale, sì, questo si sente quella nota di marshmallow che io non conoscevo. Questo dolce, dolce gourmand, ma di un cibo che non mi dà fastidio, anzi mi piace. È buono, veramente buono, perché si sente anche un po' un sentore di cocco, la pera. Io il caramello non ce lo sento, però ci sento qualcosa di buono che probabilmente è questo sentore di marshmallow. Questo mi piace veramente tanto e anche questo me lo metto da parte. Un altro profumo che mi è piaciuto veramente tanto, ma costa un bel po', è questo. Si chiama Vidian Healy. Qua vedete anche la botticina. Ecco, questo qui è un profumo elegantissimo, ma molto elegante, veramente molto buono, con una buona persistenza. È un floreale bianco, legnoso, dolce e tuberosa. Questa tuberosa mi piace tantissimo. In testa abbiamo il bergamotto, il pepe rosa e il coriandolo, eppure la cannella. Nel cuore il gelsomino, la tuberosa, ylang-ylang, il cedro e foglie di tabacco. È un profumo meraviglioso, meraviglioso. Io qua la tuberosa la sento poco, pochissimo, però ci sento questo fondo tabaccoso, il gelsomino, non ci sento la cannella, però sento che è leggermente speziato. È una meraviglia questo profumo, molto molto elegante e elegante, è una bontà. Lo tengo da parte, ma è un po' costoso. Avendo tanti tanti profumi, alle volte, cioè, spendere così tanto per un solo profumo mi trovo un po' in difficoltà. Poi vi voglio presentare questi due famosissimi profumi che sono Creed. Love in Black e Love in White. Allora, Love in Black è meraviglioso, sa di violetta talcata, persiste, caldo, profondo, è una violetta meravigliosa, dolce, infatti è del 2008, un talcato floreale, legnoso, muschiato, violetta, cedro, fiori di campo, fruttato, speziato, caldo, iris, chiodi di garofano, ribes nero e rosa bulgara. È un profumo meraviglioso che sa di violetta, una violetta calda e zuccherata, buonissimo, veramente buono. Love in Black, 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 Black. Ma Love in White, io chiedo scusa, scusatemi voi tutte che usate questo profumo, scusatemi. È uno dei profumi più venduti di Creed. Proprio vero che ogni naso sente quello che ci sente, proprio vero che non tutti i gusti sono uguali, perché questo profumo io l'ho dato sul polso, non ho osato mettermelo addosso, ho fatto fatica a levarmelo dal polso. Per me è uno dei profumi più sgradevoli che ho mai sentito. Questa è un'opinione mia personale, mi scuso con tutte quelle che usano questo profumo e che lo amano, io rispetto tutti quanti, ma per me no.
È un profumo del 2005, un floreale agrumato, talcato, floreale giallo, floreale bianco e legnoso. Abbiamo scorza d'arancia, un cuore d'iris, narciso, magnolia, riso, gelsomino italiano, rosa bulgara. Nella base il sandalo, la vaniglia e l'ambra grigia. Io probabilmente questa nota di magnolia non è tra le mie corde. Non so che dire, io questo profumo non riuscirei a metterlo, io penso davvero di non essere portata per indossare la magnolia. La metto accanto alla tuberosa come note? No. E io un profumo così che mi prende la gola, che mi nausea, non ricordavo di averlo sentito. E sono contenta, di aver potuto sentire questi profumi. Allora, questi qua non mi sono stati dati da Neos, ma bensì Love in Black me l'ha dato Lara Incense and Roses, e Love in White non me lo ricordo. Sono sincera, era tantissimo che lo avevo nel cassetto, lo avevo inizialmente sentito da qualche parte, infatti l'avevo messo nel reparto no, perché ho un reparto no per i profumi è un reparto sì che è stracolmo. E bene, questa è stata la mia recensione di questi campioni che ho provato, piacevolmente provato per me e che ho raccontato anche a voi. Ciao.